Lo devo fare. Guardate ragazzi, me lo devo fare. Il dottor Ruma ha detto di spawnare il coso di secondo gen. L'hanno solo di secondo gen, mi ha detto di spawnare. Ok. Sono pronto. Comunque con tutte le camminate il rama alla fine si è sporcato. Ah, comunque tutti ragazzi, questo nuovo video. Questo nuovissimo video, perché finalmente perché il dottor Bum ha chiesto di far schiudere l'uovo dello solo secondo genere. Siete pronti? 1, 2, 3. È appena nato, cavolo. Comunque già vedo com'è. Non è male, me lo immaginavo peggio. Me lo immaginavo. Forse, siccome è un ibrido, può essere che se io gli do da mangiare. Ehi, vabbè. E bambino a fa dei passi. Già a quest'età. Guardalo. Porca miseria, sei grande. Porca miseria, sei grande. Ma è grande, ma molto grande. Cioè, è blu, del mio colore preferito proprio. Guardalo. Guarda i denti, guarda il collo, c'ha le spine. Io me ne andrei, già che ci fossi. E forse... Ok, l'ho tranquillizzato, adesso credo che per un po' di giorni sarà... Comunque direi al dottor Wu che è un pochino balla. Aspetta, vediamo se intendo, non è che ho precedente, vi ricordate che ho fatto... Cioè che faccio... Io non so se è schiuso l'uovo, no, l'uovo ancora non si è schiuso. Oh. Aspetta, sole, com'è andato? Tutto bene, signore. Tutto bene, Coco. Ok.
adesso. Guarda quel nostro Baryonyx. Comunque dovevo davvero andare a cercare noi le recensioni, perché queste... non le recensioni, perché così poi i dinosauri... Perché, perché altrimenti... Perché altrimenti poi... Ce ne mangiato qui dove sono le dinosauri, non ho abbastanza. Comunque quella del T-Rex è quella più alta. Bene, così non... Non esce la testa fuori. A nessuno, oh, ci ho usato la misura giusta. Proprio pure allo Spinotoraptor, la posizione giusta. Lui, proprio ci sta benissimo qua dentro. Adesso. Il bunker. Perché l'altra volta... Mentre stavo facendo liberare un pochino di dinosauri, se non li avete visti, forse non ve l'ho fatti vedere. Non mi ricordo dove l'ho messi. Altri dinosauri. Ci sono nuovi dinosauri che non vi ho fatto vedere. Erano proprio davanti al bunker, eccoli, guardateli qua. Sono dei micro e si nascondono sempre, come vedete. Proprio si nascondono. Loro sono pure alti quanto... Loro sono quanto i Compsognathus sono. Cioè, alti un blocco. Solo che sono erbivori, quindi i Compsognathus rimangono. Adesso comunque stavo riparlando nel bunker una volta, mentre io sto facendo sganciare quei dinosauri là, è successo che è sbucato un serpente e quindi siccome non voglio che un altro serpente sbuchi e mangi i miei visitatori, io, anche se la terra è tutta dura, là sotto tanto non può uscire perché perfetto.
Ok. Allora, il bunker va bene. Capretto, fai attenzione, c'è un T-Rex. Qua c'è un pezzo tutto. Qua ci abbiamo, bellissimo. Nessun ceretto. Ehi! Ma dopo un po' tutto il rame si sporca. Non bene, non bene, non bene proprio, non bene. Aspetta, ma quindi vuol dire che in bagno. Ma non è che allora in bagno. Qua. Comunque ancora devo mettere l'acqua ai cessi, al vate, perché non esce nemmeno l'acqua. È fatto, dico, è fatto. Oh, è fatto, guarda qua. Guardalo! Un bellissimo dracchiosauro. Vieni, piccolo. Allora, no, fai attenzione che altrimenti lui cade e muore. Perfetto. Piccolo. C'è un posto davvero esatto per te, lo sai? Invece di metterti tra i carnivori. Allora, qua c'è un problema. Siccome i velociraptor hanno un bel posto, loro possono sentire tutto. Speriamo che non sentano almeno lui. Guarda, 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 guarda. Guarda qua, insieme ad altri brachiosauri, sei felice? Mamma mia, è un bambino, ho capito, ma è grande. Allora, mentre io torno a casa ad nostro carissimo cos brachiosauro, voi lasciate like, eh? Siccome tu. Oh no! Oh neo, ti sei rotto una zampa. Oh, ti sei rotta una zampa, cavolo. Forse era meglio non farti scendere a un posto così alto. Comunque, ragazzi, allora, noi adesso io cerco di curare lui. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!